Ciao a tutti, siamo Praglia con la neve, non tantissima, ma un po' di neve c'è. Quindi adesso facciamo dei giochi sulla neve con i bambini. Non so dove andremo perché, però, un po' di passi li facciamo, non so. C'ho anche le ciaspole. Collaudiamo le ciaspole, vediamo un po' dove c'è un po' più di neve, noi ci buttiamo così giocano e io ciaspolo. Vediamo un po' cosa succede. Di neve c'è 10 centimetri almeno, li ha fatti, si sì, qua sono impazziti. Ora poi mi metto le ciaspole. Impazzito, Daniel è impazzito, Daniel è completamente impazzito. Che spettacolo comunque. Io provare le ciaspole hanno usato quel monte là che è il Seiyeu. L'avevo fatto anche un anno, non mi ricordo se era l'anno scorso, che non avevo niente, né ciaspole né niente. C'è un sacco di neve sull'Eco, taccone fini e tantissima. Qua un po' meno, però ci accontentiamo. Vabbè. Tra l'altro oggi non doveva neanche essere bello e siamo stati fortunati così. Siete pazzi! Siete nel mondo dei più pazzi! Allora, i ragazzi stanno facendo un pazzo di neve, là si vede il Monviso, ma dopo lo inquadro meglio. Io vado su di qua che c'è un mini sentiero che ci porta al Pararataro, che ci sono stato soltanto una volta, anni fa, passando dall'altra parte, scendendo di qua. Ora faccio andata e ritorno da qui perché i bambini sono lì, la Francesca sta mangiando e poi vado a fare la pappa. Purtroppo speravo di trovare più neve, perché ho detto faccio questo lavoro qui e vado con le ciaspole, ma invece la situazione è questa e le ciaspole non servono, anzi,
si sfasciano. Va bene, ci vediamo sulla cima del Prontado, cioè quella. Ci vediamo dopo. La cima del Prontado, mi sbagliavo, non è quella, ma questa non mi ricordo assolutamente. Un po' di roccette, adesso a tra poco il panorama spettacolare, che nonostante sia un monte minore, non è Punta Martin e neanche Monte Pennello, però ha il suo perché. Non mi ricordavo più ci sono stato, lo ripeto, anni fa, una scappata perché c'era un vento terribile. Adesso forse il vento, anzi forse vento non ce n'è assolutamente. Non c'è scritto nulla, ah no, sì, qua, ecco qua. Una pezzetto di cresta, poi mi sono infilato nei rovi. Lo sapevo che c'erano i rovi, però ho voluto fare il giro, che adesso qua mi vado a congiungere con, aia, eccolo lì, tra un po' mi ammazzo. Mi vado ad andare a congiungere col sentiero principale e ritorno indietro da basso. Beh, un piccolo anello del Monte Prontado con un po' di difficoltà, perché lì c'è veramente un macello, ma va bene così. Lo sapevo, avevo voglia di andarmi a infilare nel casino e ci sono riuscito. Vabbè, adesso torniamo dei bambini. Qua ogni passo che faccio rimane impigliato nei rovi, ma ormai sono arrivato al sentiero quello normale. Devo anche darci una pulita, mi dirai. Perché Omar non lo fai tu? Vai lì con la falcetta e tagli. Invece no, la farei anche, ma averci tempo. Comunque Monte Prontado è quello lì e io adesso ritorno là. Questo è il sentiero che praticamente da l'incisa porta all'incrocio, vabbè, adesso, per andare al Monte Pennello con le Gandolfi, o se no a Praglia, tornare a Praglia, molto panoramico. Non è tutto così, perché la prima pezzo nel bosco, poi una volta quando lo rifarò filmerò. Facciamo un teino! Un
caffeino caldo, no, non perché c'è freddo, però così tanto per fare qualcosa. E neanche perché sono le 5. Guardando le ciaspole, che poi alla fine era lo scopo di oggi. Ma finora faccio un pezzettino di strada dove c'è un po' più di neve, così a provarlo. Funzionano bene. Certo, funzionano meglio quando c'è tanta neve, così non è che posso tanto giudicare. Comunque il test è utile. Torno là, ho fatto 20 metri con le ciaspole e mi ci trovo bene, dai. Ecco qua, la nostra gitarella sulla neve si conclude qua. Abbiamo ancora un pezzettino per arrivare alla macchina. Siamo divertiti tantissimo, è stata veramente un'occasione ghiotta, essendo nevicato ieri ed essendo oggi giorno di riposo, non potevamo non approfittarne. E quindi niente, dalla neve di Praglia vi salutiamo. Ciao ciao! Ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao 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 ciao!